Buonasera ragazzi e ragazze, non so se vi ricordavate uno dei precedenti episodi dove avevo spacchettato l'H e l'abbiamo testata, l'H per i 500, l'H 500 Plus. Ecco, adesso vi darò una piccola dritta. Come boxare, dopo l'unboxing e il boxing, come boxare l'H. Ecco qua, questo è il mio contenitore artigianale dell'H. Vedete qui il connettore che si inserisce il 500, qua connettore dove inserire le compa flash, e qua si può inserire l'altra, display. Qui una piccola figura presa da internet, ecco. E questa cos'è? È un contenitore di una videocassetta, di una vecchia videocassetta recuperata, dove ho infilato anche l'immaginetta, ho ricavato le cave per le compa flash, il connettore e la cava per il display. Materiale molto morbido da lavorare, se riesce bene con tre colonnine. Ho fissato la scheda, adesso non la apro perché svitare questo è abbastanza complicato, nel senso si fa un po' fatica poi a riavvitare. Comunque l'idea è buona. Ho preso spunto da un video sempre su YouTube e mi è piaciuta molto questa idea e l'ho realizzata anch'io. Con poco, anzi niente, perché chi è che non ha in casa un vecchio contenitore di una vecchia videocassetta, penso quasi tutti, no? A meno che l'avete buttata. Quindi, se acquistate l'H, ci sta perfettamente, come vedete dalla figura, siccome arriva fino qua, in realtà, la scheda, c'è tutto questo spazio per mettere eventualmente una scheda acceleratrice. Sì, perché l'H dà la possibilità di, col connettore, come ho spiegato l'altra volta, di accelerare e quindi mettere ad esempio uno 0,20 a 33 MHz, non so. Ecco, adesso vedete se spero che riesco a riprendere bene. Ecco, inseriamola un po'. Così. Nel 500, il nostro vecchio Amiga 500 che prende nuova vita. Adesso l'ho tolta giusto per farla vedere a voi, si fa abbastanza fatica perché è sempre duro sto connettore. E poi diciamo avendola personalizzata col contenitore della videocassetta si fa ancora un po' più fatica perché non si hanno i punti dove spingere. Comunque non lo tolgo più. Ok, come potete vedere, diciamo che mi sembra una buona soluzione, scusate. Accendendo, ecco. Ecco il display. Ecco, purtroppo il mio Amiga 500 ha un problemino che purtroppo devo fargli un reset dopo la prima accensione. Fa tutti i suoi lavori, ecco qua che partirà. E direi che è ottimo. Scusatemi, non voglio farvi venire il mal di mare, però o magari preferite una visuale più frontale. Stasera, oltre a questo, testeremo un bellissimo gioco che avevo acquistato tanti anni fa. Il suo box ancora originale, Rise of the Robot. Ecco, come vedete, Amiga 600, 500 Plus. Praticamente i requisiti sono almeno un mega di chip, e quindi l'H, come avete visto le puntate scorse, permette di cambiando il chip Agnus,
dall'83-71 all'83-72A, dà la possibilità di arrivare a 1 mega di chip, e l'H permette di non eseguire nessuna modifica sulla motherboard del 500, ma semplicemente con la configurazione dà la possibilità di avere 1 mega di chip. Ecco, come vedete, ancora il suo manualetto originale. Adesso non so se ho ancora lo scontrino, comunque. E qui ancora proprio i suoi floppy originali di Rise of the Robot. Tra l'altro ci sono molto affezionato a questo gioco perché gli avevo fatto la posta, come si dice qua a Milano, nel senso gli ero stato un bel po' dietro per acquistarlo quando ero ragazzo con un buono sconto. E quindi diciamo che ho dovuto un attimino rifare qualche dischetto perché si era rovinato, però sono riuscito a recuperarlo ancora originale. E l'ho installato perché ha il vantaggio che ha il suo installer. Ah, ecco qua, questa è la coppa Flash AUX, ok. Work, ecco qua. Rise, ecco qua. In realtà devo fare una piccola precisazione, non è quello AGA. Ecco, io ho preso l'immagine AGA perché su WHDLoad ho trovato l'installer. Questo perché quello originale, se lo si installa sul 500 con l'H, ha dei problemi, non parte, non ho capito bene perché, probabilmente ai tempi era uscita anche una patch. Allora ho dovuto installare l'installer WHDLoad, però diciamo che così funziona molto bene. Tra l'altro ho messo appunto nella mia confezione anche un dischetto aggiuntivo con tutto quello che serve per il WHDLoad per fare l'installazione. E serve anche l'immagine, ecco, della ROM, perché altrimenti. Oh, perfetto. Come vedete, il gioco aveva una grafica eccezionale. Ecco qua, è bella la presentazione. La vediamo al gioco.
primo round l'ho vinto. Chiuso, perfetto, ho vinto, è bellissimo, mi piace molto questo gioco, soprattutto perché mi ricorda la mia gioventù. Va bene, e con questa sera abbiamo finito, ecco il secondo, il gigante. Io vado avanti, vi lascio con queste ultime immagini e ci vediamo alla prossima per il prossimo test con la Amiga 500 e l'H boxato. Buona serata a tutti.